Allora, il nuovo accordo introduce alcune novità, quella più importante cioè una nuova valorizzazione economica per quanto riguarda la raccolta delle famiglie. La raccolta della carta e del cartone in Italia è molto sviluppata, ci sono ancora delle regioni dove si può far meglio e in ogni caso l'area di miglioramento della raccolta della carta e del cartone è la raccolta presso le famiglie, quello che nell'allegato tecnico si chiama raccolta congiunta. Il nuovo allegato tecnico aumenta di oltre il 40% il corrispettivo per il servizio di raccolta di carta e cartone alle famiglie e questo è un primo punto qualificante dell'accordo. C'è poi una maggiore tensione alla qualità, nel senso che sono state a parità di fasce qualitative sono state meglio definite le responsabilità dei convenzionati e di Comieco per quanto riguarda i servizi di piattaforma. Per cui abbiamo previsto che in tutti i casi in cui il convenzionato fa delle lavorazioni sulla raccolta prima di conferire il materiale a Comieco, il convenzionato stesso si occupi di far lavorare il materiale per metterlo a disposizione del consorzio pronto per essere avviato a riciclo nelle cartiere. Nell'accordo c'è stato qualche punto in cui Comieco ha insistito per, non so, per migliorare, per spuntare una... Ma nel rinnovo dell'accordo noi abbiamo avuto due punti di riferimento importanti. Il primo è quello che dicevo, cioè creare le condizioni per migliorare e incentivare i comuni a sviluppare la raccolta congiunta presso le famiglie, in particolare nelle zone del sud. Tant'è che abbiamo accompagnato questo accordo con un bando rivolto ai piccoli comuni del sud che mette a disposizione ogni anno 2 milioni di euro per i comuni che hanno una raccolta famiglie sottomedia e che appunto possono con il nostro finanziamento acquistare attrezzature per migliorare la raccolta differenziata. L'altro riferimento importante è stato quello di utilizzare e indirizzare l'accordo alla raccolta su superficie pubblica. Quindi per quanto riguarda la raccolta del cartone presso i commercianti è stato definito un corrispettivo aggiuntivo per la raccolta di prossimità del cartone proprio rivolto alle raccolte presso i commercianti, presso le utenze economiche all'interno dei centri comunali e questo dall'altra parte invece per limitare, è stato introdotto un sistema limitante dell'estensione del servizio fuori area pubblica e quindi proprio per evitare qualsiasi conflitto con quello che è un mercato, il mercato della raccolta del cartone, che è un mercato appunto che può funzionare, che garantisce l'avvio a riciclo senza l'ausilio dell'accordo ANCI. E dal punto di vista della promozione, della comunicazione sull'incentivazione alla raccolta differenziata, in questo caso della carta, o comunque secondo lei è premiante o no? Nel senso si iniziano a vedere i risultati su... Comieco accompagna le convenzioni con degli interventi di comunicazione, appunto quello più noto nell'area piemontese perché appena portato avanti è stata l'iniziativa delle cartoniadi e l'iniziativa delle cartoniadi appunto che abbiamo fatto qui a Torino tra dicembre abbiamo chiuso appunto con marzo, quindi sono sistemi che accompagnano l'accordo, sistemi di incentivazione delle famiglie e anche dei commercianti per la raccolta differenziata. Le cartoniadi sono un esempio, ma adesso partirà fra pochi giorni il tour del Palacomieco, che è una struttura itinerante che appunto va in giro per l'Italia per far toccare con mano ai cittadini e anche ai ragazzi quello che è il mondo del riciclo a valle della raccolta differenziata, e poi c'è tutto un sostegno di comunicazione che viene reso appunto a tutti i convenzionati nel momento in cui ci sono delle novità, delle innovazioni sul servizio che permettono di aumentare le quantità.